Allora, siamo con Luca Maias, il francese del team GRT dei Ternani, Mirko Gianzanti e Filippo Conti, che si è aggiudicato il titolo di campione del mondo nella Super Sport. Grazie innanzitutto per essere con noi. Allora, titolo mondiale che è arrivato dopo, diciamo, una stagione molto, molto importante per te. Quanto è stato difficile? Sei partito con questi propositi di vincere? Quali erano le prospettive all'inizio? Yes, hello everybody. Yes, for sure, I'm very happy to win the championship. For me, it's a big focus during my life. In the beginning of the season, for me, I'm very focused for win the championship, not just win the race, not win a lot of race and push a lot. No, I'm focused for win the championship. In the beginning of the season, Kenan's injury is not in the track, and for me, it's the best solution for take the maximum point for win the championship. Yes, in the beginning of the season, just focus for win the championship. Quello che dice Lucas è che lui già dall'inizio è stato sempre molto concentrato a voler raggiungere l'obiettivo finale che era la vittoria del campionato del mondo, quindi ha cercato di non spingere subito, ma avere come obiettivo unico quello effettivamente di raggiungere il massimo obiettivo che è quello della vittoria del campionato del mondo. All'inizio le prime due gare, Kenenisoğlu, che è il maggiore avversario, che è il leader della categoria, era fuori per infortunio, quindi lui ha cercato un po' di gestire la situazione per prendere più punti per poter poi dopo fare un distacco e gestirlo durante la stagione. Ecco, qual è stata la gara più difficile della stagione, Luca? I don't know if the race the more difficult. I have a lot of race difficult. The difficult moment of the season is if Kenan come, and for me it's impossible to win the race. I push a lot, but it's very difficult for no crash, crash, no crash, no crash. It's really, really difficult. It's the very difficult moment of the season. And the second difficult moment is the injury, because I have one problem with my knee during the season, and after one problem with my wrist after Monaco. And yes, for me it's very, very difficult to manage with this injury. E durante la stagione è stato molto difficile cercare di cioè, raggiungere il limite e gestire il limite. E quindi devo dire che non c'è una gara in particolare dove ho trovato maggior difficoltà, ma erano delle difficoltà che chiaramente si sono protratte per gara contro gara. Poi dopo, durante la stagione, ho avuto un infortunio durante gli allenamenti nel ginocchio destro e quindi ha compromesso un po' quello che era diciamo, la serenità di guida, e dall'altra parte successivamente ha avuto un altro infortunio, un infortunio precedente al polso, e ha reso un po' tutto più difficile nell'ultima parte della stagione, che non riusciva più a guidare con quella disinvoltura con cui aveva fatto all'inizio, dovuta proprio da questi infortuni. Quindi ogni gara effettivamente era una gara che doveva essere vissuta nello specifico. E allora andiamo a sentire invece quanto ha capito Luca che poteva vincere il mondiale. Yeah, for sure, after the race of Qatar. But in Monaco is an important moment of the season for win the championship. It's a very strange race. The first day of the race, I'm very fast, I'm in the front. It's very good for me, I have a very good feeling in the bike. And yes, the second day it rained a lot, I crashed in the morning, I broken my wrist. And yes, in this moment, for me, the championship is finished, and I start the qualification with a lot of pain, and directly I have a problem electronic in my bike, and the qualification is finished. And I look the qualification in the TV. Kenan is very fast, he's in the front, and yes, for me, it's finished. And Kenan crash, and he's broken a lot of Injuries. injury. And yes, in this moment, maybe it's possible to come back to put to win the championship, but it's really, really difficult because I have a lot of pain. And yes, the race is incredible. I start in 12th position, but in the first corner I have a big problem with the another rider. I start in 19th position and I finish 4. And yes, after this race, for me is the
very important moment for win the championship, and yes, for sure in Qatar after the race, okay, I win the championship. E allora diciamo il momento un po' che è stato una cosa positiva e nello stesso contempo anche negativa, poi dopo si è dimostrata positiva, era probabilmente nella gara di Magny Cura, nel quale era partito molto forte durante la prima giornata, quindi era sempre in prima posizione, poi dopo nel warm up, no, nell'FP3 del mattino pioveva molto, ha avuto un high side e si è fatto male sul polso, su una frattura che aveva avuto precedentemente, si è rifatto male nuovamente e quindi ha avuto durante la Super Pole aveva molto dolore al polso, nello stesso contempo c'è stato un problema elettronico con la moto e quindi non gli ha permesso di partire nelle posizioni che era solito partire. È partito ventesimo e ha fatto una grandissima rimonta fino ad arrivare quarto. E in quel momento ha detto ok, allora se sì. E nello stesso contempo Kenna Sofoglu durante la Super Pole aveva riportato un infortunio molto importante che sicuramente l'avrebbe tenuto fuori quelle grosse successive due gare che era Jerez e Qatar, e quindi in quel momento ha capito che c'erano delle altissime probabilità un po' per la sua grande rimonta, la parte diciamo un po' che ricaricata da un punto di vista emotivo. Dall'altra parte il secondo infortunio da parte di Kenna che l'ha tirata un po' fuori dai giochi per le successive due gare, almeno per una che poi dopo si è dimostrata quella di Jerez, l'ha dato un po' più di tranquillità nel prendere atto che poteva in qualche modo portare a casa il titolo.